uno sguardo rivolto a scrutare l'Adriatico, l'altro ad alternarsi fra il litorale di Ponente e quello di Levante, e l'altro ancora verso il centro storico della città. Il tutto a 35 metri d'altezza. Da questo weekend è partita l'attrazione della ruota panoramica collocata a poche decine di metri dalla palla di Pomodoro. Una ruota che sarà in città fino alla fine di ottobre, ma che già diversi pesaresi turisti hanno apprezzato sia in versione diurna che notturna, compreso il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che sabato pomeriggio ne ha tagliato il nastro partecipando al giro inaugurale. Per noi è importante perché ci stiamo avvicinando a un anno di festa e quindi la ruota panoramica ha anche questa funzione, quella di in qualche modo rafforzare l'idea di una città in festa in attesa della capitale italiana della cultura. È un modo per guardare il panorama del nostro territorio, ovviamente del lungomare. Credo che abbiamo azzeccato anche la posizione perché non crea nessun problema di visuale rispetto alla palla di Pomodoro e alla, diciamo, la vista che in genere dal centro c'è dalla palla, e al tempo stesso è per i gestori in un luogo centrale, perché qui siamo ovviamente nel cuore sia della presenza alberghiera ma anche del passeggio dei locali. Quindi davvero grazie e in bocca al lupo per questa attività, sperando che funzioni e che magari ci possa accompagnare anche per tutto il 2024. Come avete visto è un'estate ricchissima, piena di eventi, piena di manifestazioni, siamo molto contenti ed è anche un'estate nella quale cominciamo a comunicare all'esterno quello che siamo e quello che vogliamo essere. Quindi avanti tutto in questa direzione e con la ruota saremo ancora più accoglienti e ancora più attrattivi. Si tratta di una ruota panoramica green, ecosostenibile, con bassi consumi, compresa l'illuminazione a LED. Il biglietto è di 7 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini, gratuito per i portatori di disabilità e per i loro accompagnatori. Per l'appunto abbiamo una vettura per diversamente abili, abbiamo abbattuto le barriere architettoniche, c'è da per terra salgono sulla carrozza con la carrozzina e abbiamo di fianco il posto per l'accompagnatore, naturalmente tutti e due gratuiti per tutto il periodo di nostra permanenza. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e l'amministrazione per averci ospitato nella vostra bellissima città, e ricordo inoltre che stiamo aspettando le date dal sindaco per fare due giornate completamente gratuite per i ragazzi diversamente abili. Precedenti esperienze prima di Pesaro, eravate a Savona nel periodo pasquale, ad Aprica in quello invernale, due contesti diversi, e ora in quello estivo avete scelto Pesaro. Pesaro perché, non per fare ruffiano, ma è una delle più belle città d'Italia.